Allora, buongiorno a tutti. Allora, io vengo da Milano. A Milano, o meglio, Milano non pervenuta perché non ci siamo. Non ci siamo anche se credo che questa sia una difficoltà di fatto e non invece reale, sostanziale, nel senso che ho sentito anche da qualcuno qui dire. Ma per esempio lei oppure qualcuno della CGIL locale, tutto sommato, sarebbe d'accordo. Ecco, io credo che per esempio a Milano uno come Onorio Rosati, che per lei era candidato alla regione e che casualmente, purtroppo per come sono andate le elezioni, dovrà tornare alla CGIL in Camera del Lavoro, visto che era segretario alla Camera del Lavoro, verosimilmente potrebbe essere coinvolto in questa battaglia. Ho sentito delle cose stamattina sulle quali sono d'accordo e quindi non ci torno, altre sulle quali invece non sono affatto d'accordo e quindi qualcosa la dirò su queste cose. In particolare ho sentito in più di uno degli interventi un qualche scetticismo da parte nostra sulla opportunità di fare la raccolta firme, addirittura qualcuno dice, ma bisognerebbe, avrebbe, forse sarebbe stato necessario che quella legge venisse, quell'atto di iniziativa venisse prima discusso, condiviso, perché la soglia di sbarramento, perché quell'altra particolarità, perché quell'altra cosa non va bene. È un atto di iniziativa. Gli atti di iniziativa si propongono, dopodiché entrano in un modo, escono in un altro. Il Parlamento serve a questo, a fare le leggi, come verranno fuori. Sono atti di iniziativa. Poi è ovvio, ce ne potrebbero essere altri, ce ne potrebbero essere altri di migliori, ma è un atto di iniziativa e dobbiamo semplicemente lanciare dei messaggi. Per quanto riguarda la legge elettorale, io credo che sarebbe assolutamente folle pensare a una legge elettorale o addirittura a un atto di iniziativa che ci vedesse tutti d'accordo, anche fra di noi. Credo che non se ne uscirebbe vivi. L'atto di iniziativa serve appunto a lanciare un messaggio politico, serve a dire noi siamo per una legge elettorale di tipo proporzionale, qual è quella che vuole la nostra Costituzione. Dopodiché, con quali meccanismi, con quali pesi, con quali contrappesi, beh, vedremo, lo si vedrà in Parlamento come farla al meglio delle possibilità. Peraltro, io non credo che le forze politiche che sono risultate vincitrici o più o meno vincitrici in questa tornata elettorale siano tutte dello stesso segno. Qualcuno me lo deve dire che i 5 Stelle sono per una legge di tipo maggioritario, che se fosse così, beh, li sputtaniamo immediatamente perché hanno fatto la guerra sulla legge proporzionale, su quello che non gli piaceva. Secondo me i 5 Stelle vanno stanati su questa cosa e ci devono ascoltare e ci devono supportare, vanno stanati. Così come va stanata la CGIL. Io non ho visto la legge, scusate, la lettera della CGIL, ma quale che sia il contenuto di quella lettera, la CGIL mi deve spiegare perché non è d'accordo, e lo deve dire agli italiani, non a Maria Agostina Cabildo, perché non è d'accordo su una legge come quella che vuole rimuovere il pareggio di bilancio. Ce lo devono dire, ce lo devono dire. Pubblicamente, se possibile. Dopodiché, io credo che al di là di quello che si pensa nei livelli nazionali, a livello locale, poi probabilmente le forze in campo le troviamo. A partire da Milano, che torno a dire ad oggi è non pervenuta, o a partire da, visto che io vengo in realtà dalla Sardegna, a partire dalla Sardegna, dove abbiamo avuto il risultato elettorale che abbiamo avuto. Ma io ho avuto l'avventura di essere candidata per l'EU, abbiamo fatto un sacco di incontri e la gente c'era a questi incontri. E la gente, secondo me, se adeguatamente sollecitata, partecipa agli incontri e anche sottoscrive, senza pretendere che quella legge gli corrisponda perfettamente, ma torna a dire, è un messaggio, è una direzione e secondo me forse. Abbiamo ancora le forze per farlo, insomma, se non riusciamo a raggiungere 50-60 mila firme, ragazzi, ecco appunto. Scusa, capito? Non pervenuta cosa vuol dire? Che a Milano non è nemmeno cominciata la raccolta? Assolutamente no, la risposta è no.